Bentornati nel mio canale ragazzi, oggi facciamo dei biscotti o ben dei dolci arabi molto buoni con questi stampini qua che adesso ve li faccio vedere, veramente questi qua, guardate, sono già a forma di fiori, concavi dentro, dove andiamo a inserire cioccolato, marmellate, quello che vogliamo noi, sia a crudo sia a cotto, ed sono veramente spettacolari questi stampini qua. Hanno dei design molto belli. Per l'impasto, l'avevo già fatto nel canale con il titolo Dolci Arabi è una meraviglia. È la stessa cosa, con solo che quello lì era con le mandorle tostate e macinate. Questo qua è con le arachide tostate e macinate. Ma ve lo dico lo stesso di nuovo. Sono 400 grammi di farina integrale, 3 uova intere, 100 grammi di zucchero, 200 grammi di arachidi tostate e macinate, una bustina di lievito, una bustina di vaniglia e 100 grammi di burro e 60 ml di olio. Li andiamo a mescolare il tutto per bene, poi li mettiamo in frigo almeno mezz'oretta. Qua, come avete visto, io ho fatto delle stampine con quelli stampini così meravigliosi che hanno danno una forma molto bella, sembrano un fiore e concavo, dove andiamo a inserire la marmellata o il cioccolato, quello che vogliamo noi. Eccoli qua, adesso l'ho messo in forno a 180 gradi, una è già pronta, lo tiro via, ha preso un bellissimo colore e l'altra le metto su da prendere un colore proprio dorato. Essendo che la farina è integrale, rimangono sempre scure. Eccoli qua, pienamente belli cotti. Facciamo prima un caffè e poi li andiamo a sistemare in un barattolo, un contenitore dove andiamo a conservarle. Veramente sono belle da vedere e buone da mangiare. Eccole qua, l'altra teglia, veramente spettacolare. Fin qua ragazzi, io ho finito il video. Se vi piace lasciatemi un like, iscrivetevi nel mio canale, condividete il video con vostri parenti e vostri amici e al prossimo video con un'altra idea e un altro suggerimento. Ciao ragazze.